Buongiorno, mi chiamo Viviana Ghizzardi e oggi vedremo insieme un esercizio per l'equilibrio per cui vi suggerisco di dotarvi di una sedia per aiutarvi nel caso l'equilibrio fosse precario, ma anche così, per un piccolo, chiamiamolo supporto emotivo. Partiamo di fianco alla sedia con i piedi paralleli alla larghezza dei fianchi. Eventualmente appoggiate una mano sulla sedia per aiutarvi, ma se l'equilibrio è davvero precario, potete dotarvi di due sedie. Il movimento verrà un pochino più piccino, ma non fa nulla. Da questa posizione inizieremo mantenendo il corpo in asse a spostare una gamba. Trasferiamo il carico sulla gamba che non dovrà lavorare e poi sposteremo il piede in avanti, puntando le dita sul pavimento. Poi lo porteremo in fuori, esattamente di lato rispetto all'altro, e poi indietro, avendo cura di non inarcare la colonna quando spostiamo il piede indietro. Faremo quindi davanti, in fuori, indietro piccolino e ritorno. Di nuovo davanti, di nuovo in fuori, di nuovo indietro e poi ritorno. Iniziamo a fare questo lavoro tenendo i fianchi fermi. E sentendo come il corpo si adatta alle diverse posizioni della gamba. Inoltre, ascoltate come l'appoggio passi da due piedi, prima di iniziare il lavoro, a una gamba sola, una gamba, per tornare di nuovo su entrambi i piedi al termine dell'esercizio. Quando diventerete un po' più bravi, potrete provare ad eseguire l'esercizio con una piccola aggiunta. Porto il piede avanti, trovo il mio equilibrio. Sollevo la punta del piede, la riappoggio, sposto il piede in fuori, trovato il mio equilibrio, sollevo la punta del piede, la riappoggio, lo porto dietro, sollevo la punta del piede, la riappoggio e torno indietro. Attenzione al sollevamento del piede indietro. Da piede puntato, alzo leggermente le dita da terra, le riappoggio. E le riporto indietro. Evitate quindi di fare questo lavoro per sollevare la gamba indietro, slanciando la gamba stessa, perché potrebbe provocarvi un carico sulla zona lombare. Se il sollevamento della gamba indietro è molto difficile all'inizio, non preoccupatevi perché è normale. Fate piuttosto la parte davanti, la parte in fuori, tralasciando il sollevamento del piede indietro. Eseguite questo movimento almeno 4 o 5 volte nella prima versione, senza il sollevamento del piede, e poi, se ve la sentite, altre 4 o 5 volte con il sollevamento del piede. Spostate poi la sedia dall'altra parte ed eseguite tutto con l'altra gamba. Buon lavoro!